Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video del canale YouTube Scacchista Matto. Oggi vedremo una partita del grandissimo Botvinnik, una partita in cui notiamo come il bianco riesce a neutralizzare, non permettere al nero di giocare i suoi piani, in questo caso le spinte di rottura, e quindi riesce ad avere un'ottima posizione. Ma questo è un concetto che vale sempre. Pensate sempre a qual è il piano dell'avversario e cercare di evitarlo. Ma cominciamo subito. Innanzitutto, se non l'hai già fatto, ti chiedo di iscriverti a YouTube cliccando qui sotto, attivando la campanella per non perderti i prossimi video. Cominciamo. C4, apertura inglese. Apertura inglese, gioca cavallo F6, Zvezkov, il nero. D4, E6, G3, D5. Si rientra in realtà in una catalana. Alfiere G2, quindi il piano del bianco è quello di fianchettare l'alfiere nel lato di re per attaccare subito il piano D5, ma soprattutto la diagonale H1 A8. Alfiere in E7, cavallo F3, sviluppo normale, arrocco, D per C4, il nero quindi accetta il gambetto di donna e ora il bianco dovrà cercare di recuperare questo pedone. Donna C2, cavallo BD7, cavallo B2. Perché cavallo BD2? Perché il bianco vuole catturare con il cavallo, anziché con la regina dove sarebbe poi subito preda, punto di attacco da parte del nero, quindi il bianco vuole evitare questa perdita di tempo e gioca cavallo BD2. Cavallo in B6, probabilmente cavallo B6 non è la migliore, infatti sappiamo bene ormai, se mi seguite da un po', sappiamo bene che il nero quando ha una struttura pedonale del genere con i peoni E6 e C6 o anche C7 deve creare una spinta di rottura e probabilmente già qui è il momento di una spinta. C5, nessuno la vieta. C5 è un'ottima mossa da parte del nero perché subito libera il gioco, attacca il pedone centrale del bianco. Per esempio, come può continuare la partita? Cavallo per, pedone per, cavallo per D4, cavallo in B6, cambio anche dei cavalli e qui secondo me il nero ha la completa parità, non ha alcun problema. Può poi benissimo sviluppare alfiere in D7 e giocare con le torri in D8 e in C8 e poi creare un piano, magari cercare di giocare alfiere C6, cavallo D5, quindi migliorando la posizione. Ma secondo me qua il nero non ha veramente alcun problema. E invece, dopo cavallo B6 che si è giocato a Zvezkov, vediamo come il nero ha difficoltà a riuscire a spingere i pedoni in C5 e in E5. Vediamo, cavallo per, donna per C4. Torre in B8 per difendere il pione B7, in quanto su alfiere D7 per esempio ci sarebbe cavallo in E5, alfiere D7, cavallo in E5 è molto forte, attacca l'alfiere ma soprattutto attacca il pedone. Al nero questo dà fastidio e quindi gioca torre in B8. Va benissimo, il problema è che ora il bianco comincia a pensare a come evitare il piano del nero. Prima o poi il nero vorrà spingere per un E5 in E5, bene, evitiamoli. Alfiere F4, l'alfiere controlla la casa E5. Cavallo in D5, alfiere D2, qui inevitabilmente il bianco deve tornare indietro con l'alfiere, non dobbiamo permettere al nero di prendere la coppia di alfieri o addirittura impedonarci i pedoni in F4, quindi alfiere D2. Alfiere D7, cavallo E5, perché cavallo E5? Perché non vogliamo assolutamente che il nero giochi E5. La spinta C5 è già evitata, vi sono due pezzi che attaccano il punto C5, quindi il nero è bloccato. Già dalla mossa alfiere in E8 capiamo che qui il nero non ha più piani. E questo è molto interessante perché se voi evitate il piano del vostro avversario, lo mettete in crisi, non sa più che fare. Magari ha pensato molto, le 5 mosse anche antecedenti, pensava molto a questo piano, voi lo evitate, non ha piani di riserva, bene, e comincia a giocare in maniera molto passiva, comincia a giocare mosse inutili, ed è lì che sbaglierà e quindi potrete approfittarne. Alfiere in E8, torre in C1, cosa fa il bianco? Mosse normalissime, la colonna C è aperta, bene. La conquistiamo e attacchiamo il pione C7. È vero, vi è il cavallo che sta difendendo, ma certamente è comunque una minaccia. Infatti, qua si sta minacciando alfiere per cavallo e poi donna per C7. Pione C6, quale mossa potreste fare qui? Una mossa semplice per migliorare la vostra posizione. Qual è il pezzo che ancora è fuori gioco, che non è stato attivato? La torre in F1, e allora torre in D1, va benissimo.
F6, il nero attacca il cavallo. Questo per voi va benissimo perché è vero che il cavallo dovrà arretrare, ma il pedone 6 ora è super debole. Nessun pedone sta difendendo il pedone 6. Cavallo in D3. Perché cavallo in D3? Perché bisogna conquistare, anzi controllare le case C5 ed E5. Alfiere in F7, donna C2 per spostarsi alla diagonale. Infatti il nero minacciava E5 e poi eventuali attacchi che potrebbero essere un po' di disturbo. Alfiere D6, E4. È giunto il momento di conquistare il centro, quindi mettere un altro pedone al centro può essere assolutamente vantaggioso. E dunque E4 è la mossa che gioca qui Botvinnik. Cavallo in C7, vedete come il nero comincia ad essere sempre più passivo. Alfiere in E3. Perché alfiere in E3? Probabilmente per attaccare indirettamente il pedone A7 e quindi in futuro magari D5 potrebbe essere interessante. O anche banalmente per difendere il pedone D4, perché se il nero poi sposta l'alfiere c'è questo pedone D4 attaccato, quindi è anche una mossa di difesa. Donna in E8, A4. A4, quale può essere il motivo? Quello di evitare eventuali spinte da parte del nero in B5 oppure anche con il cavallo. Quindi è una semplice mossa di miglioramento della posizione e per rendere la posizione del nero sempre più passiva. A6, donna C3. Alfiere in G6, donna in A5. Donna 5 è molto bella. L'idea di una C3 era proprio questa. Donna 5, perché? Perché in questo modo E5 diventa molto più forte. Infatti, vi sono tre pezzi che controllano la casa E5 e soprattutto poi dopo E5, dopo eventuali cambi, la colonna D sarà aperta. Anche la colonna C è interessante perché è aperta e vi è la torre pronta a eventuali minacce. Torre in F6. Ah, e inoltre, e forse l'aspetto più importante, donna 5 minaccia il cavallo. Quindi, dopo E5, pedone per, l'alfiere si dovrà muovere e il cavallo cadrà. Quindi ora il nero deve trovare un modo per difendere il cavallo in C7. Qual è questo modo? Torre in F7. Cavallo F4, torre in D7, cavallo per, donna per, qui il bianco prende la coppia di alfieri, quindi aumenta il suo vantaggio anche con la coppia. Donna B6, qual è l'idea di donna B6? L'idea è spingere in E5 e poi sfruttare il fatto che la torre non è difesa e quindi il pedone B7 è inchiodato e dunque dopo E5, pedone per, può seguire alfiere per C6. Questo bel tatticismo. Come sempre vedete il fatto che dopo che avete migliorato i pezzi, dopo che la vostra strategia è andata a buon fine, arriva la tattica. La tattica è quell'elemento che vi consente poi di andare in vantaggio, ma è un elemento che arriva solamente se tutti i pezzi collaborano in maniera attiva, se no è difficile creare posizioni di tattica. Donna H5, donna in B3, la regina arretra. Perché arretra? Probabilmente per giocare D5. Qui E5 si poteva giocare? Probabilmente sì, non è affatto sbagliata. Infatti, dopo F per E5 si può giocare alfiere per C6. Quindi il bianco poteva già subito concretizzare questo vantaggio. Probabilmente ha voluto un attimo attendere. Alla fine il nero non ha alcun controgioco. E questo è il bello delle posizioni in cui siete riusciti a annichilire il vostro avversario, a evitare tutti i piani. Che poi il vostro avversario non ha controgioco. Quindi voi potete tranquillamente attendere, aspettare, migliorare ancora i pezzi, aspettare il momento giusto per concludere. Donna B3, attacca il pedone 6, minaccia D5, molto interessante. Torre D8, e probabilmente qui il nero viene portato in errore. Torre D8 è un grave errore. La mossa corretta era alfiere in F8, quindi ritirando l'alfiere magari attivando un po' la torre sulla colonna D, tanto il pedone 6 è comunque difeso dal cavallo in C7. Qui però D5 potrebbe essere interessante in modo da aprire il gioco. Che succede dopo torre D8 invece? Torre D8, l'idea ovviamente è di difendere la torre. Perché vuole difendere la torre? Perché in questo modo il pedone B7 non è più inchiodato. Quindi dopo E5, pedone per, non si può giocare alfiere per C6, se no il pedone può ricatturare l'alfiere. Quindi vi faccio vedere, alfiere per, qui banalmente si può catturare perché la torre è difesa. Quindi il nero vuole evitare questo tatticismo e gioca torre D8, ma che
succede dopo torre di 8? Perché torre di 8 è un errore? Togliamo le frecce. Perché qui il bianco finalmente può aprire le linee e concludere la partita. Dopo D5, peone per R, alfiere in A7 attacca la torre in B8 che deve per forza spostarsi e cade il peone B7. Una volta che cade questo peone cade tutto, perché poi cadrà il peone A6, cadrà il peone C6, il peone D5 è pronto ad essere catturato e si aprono le linee, quindi praticamente poi la partita cade in un attimo. Infatti dopo solo una mossa qui il nero abbandona. Dopo F5, peone per D5, il nero abbandona. Potrebbe sembrare prematuro come abbandono, ma se pensiamo a una mossa che potrebbe fare il nero, magari se analizziamo un attimo ci rendiamo conto che il nero non ha mosse utili. Praticamente qualsiasi mossa che gioca finisce per perdere inesorabilmente. Per esempio, la mossa più istintiva magari è peone per R. Ok, cosa può giocare qui il bianco? Può catturare semplicemente il pedone. E dopo cavallo per catturare con la regina dando scacco al re, e quindi per esempio donna F7, c'è addirittura un tatticismo con donna per D6, torre per torre, e poi si cattura anche la regina perché il re non può essere difeso se non con regina F8. Oppure, cosa può accadere? Se il re si muove, re via, ok, torre per C8, torre per e poi cade l'alfiere. Come vedete, ogni mossa il bianco ha una risorsa vincente. O ancora, anziché cavallo per D5, quindi magari alfiere D5, re in H8. Quindi il cavallo non cattura l'alfiere e si sposta il re. Benissimo, qui il bianco può tranquillamente migliorare la posizione, quindi per esempio alfiere in F3, liberando la colonna D e attaccando la regina, e il nero non ha chance, è a tutti i pezzi inchiodati. Il cavallo non si può muovere perché via la torre. L'alfiere non sono sicuro che si può muovere, probabilmente anche no. Per esempio, alfiere F8 vi è prima torre per torre e poi cade il cavallo. Anzi, banalmente, sì, l'alfiere è relegato alla difesa del cavallo, quindi non si può muovere. Donna E8, per esempio, torre C6. La torre attacca l'alfiere e anche in questo caso il nero abbandona praticamente perché alfiere E7, torre per, donna per, alfiere B6 e il cavallo non può essere più difeso ed è super inchiodato. Quindi come vedete, per esempio alfiere D6, magari può sembrare una mossa di difesa, boom, torre per D6 e la partita è finita perché dopo donna per vi è donna per torre. Quindi come vedete potrebbe sembrare prematuro abbandonare in questa posizione, ma in effetti il nero non ha chance. È incredibile come la posizione è crollata inesorabilmente in un attimo. Tutto semplicemente perché il nero non è riuscito a creare un controgioco, non è riuscito a spingere i pedoni in E5 o in C5. E allora fate sapere nei commenti che ne pensate di questa partita. Se avete giocato questa apertura, insomma, ditemi tutto nei commenti. Vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto il video e vi lascio qui dei video in sovraimpressione. Ci vediamo alla prossima! Ciao!